ben trovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG, che apriamo con una giornata importante, la giornata della Terra, una corsa contro il tempo per arrestare la febbre del pianeta tagliando le emissioni di CO2. Questa è la battaglia che è stata sollecitata da scienziati e che sembra ormai aver convinto anche la politica e la finanza sulla necessità di cambiare registro nello sfruttamento delle risorse naturali e nell'inquinamento, altrimenti le minacce della stessa natura potrebbero portare a dei disastri, senza dimenticare naturalmente uno dei problemi principali, quello del riscaldamento globale. Il tema di quest'anno, proprio sul punto, è Restore Our Earth, ovvero ripariamo la nostra terra. La giornata è un evento che si tiene il 22 aprile, quest'anno giunge alla 51esima edizione. Ai consueti eventi organizzati in tutto il mondo dalle varie associazioni nazionali e coordinate dalla ONG statunitense EarthDay.org si affianca anche un summit virtuale sul clima di 40 capi di Stato e governo che è stato indetto dal Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden. Tra gli invitati, i grandi della Terra, tra cui ci sono i 17 paesi responsabili dell'80% delle emissioni di gas serra. Il cambiamento climatico diventa dunque il leitmotiv di big di ogni settore che guardano al 2030 per abbassare il tasso di inquinamento, arrivando ad azzerarlo completamente nel 2050. Nuovo aggiornamento contagi sul territorio nazionale con il bollettino del tardo pomeriggio di ieri, che certifica 13.844 nuovi positivi al Covid a fronte di 350.034 tamponi processati. Sono 364 le vittime nelle ultime 24 ore. Calano sia le terapie intensive con meno 75 posti letto occupati, sia i ricoveri ordinari, che fanno registrare, come si diceva, un saldo negativo, meno 471 in sole 24 ore. Aumentano i positivi, ma cala in maniera sensibile la curva del contagio Covid in Campania, con 1.881 nuovi positivi su 20.367 tamponi molecolari esaminati, con anche circa 4.480 tamponi processati in più. La percentuale scende sotto il 10%, si ferma al 9,24 rispetto all'11,01 di martedì. Dei nuovi contagiati, 588 sono sintomatici, 30 le vittime, di cui 25 nelle ultime 48 ore, 5 in precedenza, 1.753 i guariti. Cala la pressione sulle terapie intensive, sono 144 i posti letti occupati a fronte di una disponibilità di 656, mentre invece è salito il numero dei ricoveri ordinari, sono 1.534 le persone attualmente ricoverate. La Procura di Genova ha chiuso le indagini per il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale dell'A10 che è collassato il 14 agosto del 2018, causando la morte di 43 persone. La Guardia di Finanza sta notificando dalla mattinata di oggi gli avvisi agli indagati. L'inchiesta è durata circa 3 anni, nel corso dei quali sono stati fatti 2 incidenti probatori, uno sullo stato di salute del viadotto e un altro sulle cause vere e proprie del crollo, che si è chiuso a fine febbraio. I pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno, insieme all'aggiunto Paolo Dovidio, avevano indagato 71 persone più le due società ASPI e SPEA, la controllata che si occupava delle manutenzioni, tra ex vertici e tecnici delle aziende, ex attuali dirigenti e tecnici del Ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato. Ci spostiamo ora in Campania con l'unità di crisi regionale che ha comunicato che è partita la consegna di 250.000 card per l'attestazione di avvenuta vaccinazione ai cittadini campani che hanno completato la somministrazione di 2 dosi. Ai possessori, scrive l'unità di crisi, sarà consentita la piena mobilità entro il mese di maggio. L'obiettivo è quello di arrivare ad 1 milione di card consegnate, potendo utilizzare queste certificazioni per rilanciare
interi settori economici, in particolar modo il comparto turistico tra cinema, teatri, musei e ristoranti che sono stati particolarmente colpiti dal periodo pandemico. È stata individuata e smantellata un'organizzazione criminale dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, unitamente al Servizio Centrale Investigativo della Criminalità Organizzata di Bari e Pescara, grazie anche all'ausilio di un elicottero della sezione area della Guardia di Finanza proprio di Bari. È stata disposta l'applicazione di 6 misure cautelari nei confronti di appartenenti ad una strutturata organizzazione criminale operante tra Campania, Puglia e Abruzzo, dedita al traffico e allo smaltimento illecito in aree e depositi non autorizzati di ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi che dovevano essere conferiti in discarica. Nello specifico, i rifiuti misti classificabili come scarti di raccolta differenziata, i cosiddetti fine nastro, sono stati scaricati e ammassati in capannoni industriali o in un'area recintata con muri alti oltre 4 metri per evitare che la discarica abusiva fosse visibile in strada. Il quadro indiziario che si è andato delineando nel corso delle indagini è stato determinato dal subentro della direzione delle indagini della competente Procura Distrettuale Antimafia di Bari. Prosegue il piano vaccinale di Napoli e Somma Vesuviana con il nuovissimo polo che è stato inaugurato all'inizio della settimana. Sul punto ascoltiamo le parole del dottor Pasquale Fornaro, che ha illustrato la sala d'emergenza, e del vice direttore della Caritas di Nola, Raffaele Cerciello. Questa è la sala emergenza, se è necessario dopo una vaccinazione ci sia o una reazione allergica o un malessere del paziente o anche uno shock anafilattico, abbiamo tutta l'attrezzatura necessaria per riprendere il paziente, dal defibrillatore ai farmaci, di ogni tipo di farmaco che ci può essere utile. Abbiamo tutto l'occorrente qua, un infermiere specializzato anche per queste procedure, il tutto coordinato dalla caposala Tufano. Quindi per qualsiasi forma di emergenza o allergia abbiamo tutto l'occorrente per riprendere il paziente. Speriamo che non ci sia bisogno, però siamo pronti. E le postazioni di distanziamento, ci sono 3 accettazioni per l'anamnesi, ci sono 2 punti di somministrazione del vaccino, tutto secondo le norme previste dal regolamento. Questo centro, che è il secondo che la Curia mette a disposizione per il territorio, altro non è che il problematizzare del nostro motto stare nella storia con amore. Come Chiesa ci sentiamo di realmente abitare questo momento di grande fragilità, non solo sanitaria ma anche sociale, in questo modo mettendo le risorse che abbiamo a disposizione dei territori. Questo percorso nasce da un'intesa con la direzione sanitaria dell'ADRO, nasce da un'interlocuzione con le autorità dell'amministrazione pubblica, nasce soprattutto da un incontro con la dottoressa Tavella, che ha saputo pragmatizzare. Io desidero ringraziarla perché ieri con noi era qui a lavorare, praticamente a spostare cose. Realmente quando si è in questo stile dove tutti mettono qualcosa oltre anche la propria funzione, è realmente una bella opera, ne può solo beneficiare la comunità. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio con i dati dell'ASL di Terra di Lavoro. Nel bollettino di mercoledì 21 aprile sono 255 i nuovi positivi, cui si aggiungono 5 vittime e 327 guariti. I test analizzati sono stati 2.825, per un tasso di incidenza in leggera risalita, si attesta al 9,03%. Nel saldo complessivo prosegue però la discesa dei positivi sul territorio, con meno 77 casi attivi in tutta la provincia. Caserta resta in cima per numero di positivi con 506 casi attivi, c'è poi Marcianise con 453 e Maddaloni con 369.
La polizia ha arrestato questa mattina a Sparanise, in provincia di Caserta, il complice dell'autore dell'attentato terroristico commesso a Nizza lo scorso 14 luglio 2016. L'uomo, un 28enne di origine albanese, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi in quanto proprio ritenuto responsabile di aver fornito le armi all'autore della strage. Il giovane è stato individuato dagli agenti delle Digos di Napoli e Caserta grazie alle informazioni raccolte dall'antiterrorismo ed è stato trovato in strada a Sparanise insieme ad un bambino, probabilmente il figlio avuto con la compagna con cui vive ed altri connazionali. Gli investigatori comunque mantengono uno stretto riservo per cercare di proseguire e accertare la rete di fiancheggiatori che al momento avevano protetto l'albanese. Si sa che l'uomo era arrivato da non molto tempo nel casertano, aveva cercato di confondersi nella comunità del paese stanziata proprio a Sparanise. La sua presenza è stata però comunque notata dagli investigatori della Digos della Questura di Caserta fino appunto all'arresto di questa notte. Chiudiamo con il calcio. Questa sera partita importante al Diego Armando Maradona di Napoli per il proseguo del Sogno Champions. Si affrontano appunto nell'impianto di Fuorigrotta Napoli e Lazio in palio, punti pesanti con i partenopei che sono quinti in classifica con 60 punti e poi c'è la Lazio a 58 con una partita da recuperare contro il Torino. Il tecnico calabrese conferma il suo 4-2-3-1 con il dubbio sulla fascia sinistra tra Mario Rui e Isai. A centrocampo Demme assente poiché fermato dal giudice sportivo, lo rileverà Timoe Bakayoko. In attacco confermata la presenza di Dries Mertens, Insigne e Zielinski. C'è poi il ballottaggio tra Lozano e Politano con il messicano leggermente favorito. La Lazio invece conferma il suo consueto 3-5-2. C'è un dubbio però per la compagine di Simone Inzaghi, che non sarà presente a causa della positività al Covid, sostituito dal vice Massimiliano Farris, riguardante Ciro Immobile. Qualora l'attaccante della nazionale non dovesse essere pronto, partirà dal primo minuto Felipe Caicedo. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.